È il debutto per queste due squadre nella fase a gironi. Iniziare con una vittoria darebbe morale e fiducia a tutto l'ambiente. Siamo a San Siro, nella Scala del Calcio. San Siro ha aperto le porte per questa sfida, come sempre un colpo d'occhio fantastico, quello offerto dalle tribune. Amici appassionati di grande calcio, Milan e Celtic. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta una giornata storta per gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno è la costanza. Holland allontana il difensore su questo tiro. Mbappé può andare, recupera palla ed evita guai. Ecco l'11 di partenza del Milan. Questo è lo schieramento di partenza scelto dal tecnico della squadra ospite. Mbappé va via la marcatura, apre su Valverde, murato dal difensore. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Chukwueze tenta il tiro. 1-0. Stavano spingendo da molto e alla fine il gol è arrivato. Questa è l'azione del gol. Nei precedenti tentativi la difesa era riuscita a metterci una pezza. Stavolta però si è dovuta arrendere. La regia inquadra il tecnico cogliendo la reazione stizzita dopo il gol. Fin qui non sta avendo i riscontri che si aspettava. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Squadra in campo per la prima giornata della UEFA Champions League. Questo è stato ribattezzato il gruppo della morte. C'è grande attesa per scoprire se sarà davvero. Che palla! Occhio! Non la tiene il portiere, attenzione. E c'è la rete! Bravissimo qui, è arrivato per primo sulla risposta del portiere. E il replay del gol evidenzia la bella conclusione sul secondo palo respinta dal portiere. Palla che poi è terminata a un compagno che l'ha messa dentro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Subito Madrid, Civitas Metropolitano, perché è cambiato qualcosa. Prima rete del match per l'Atletico. Gol che porta la firma di Alvaro Morata. L'ha colpita al volo spedendo la sfera alle spalle del portiere. Si sblocca dunque il match, 1-0, cronometro che indica il minuto 27. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Prova ad andare, palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Si gioca. Occhio al tiro. Tentativo non pericoloso, con calma interviene il portiere. Holland. Mbappé. Mbappé! È andata a un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi, cerca la porta, ma ad ogni angolazione.
Ci mette il corpo sul tiro. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. De Jong. Non può sbagliare. Che parata questa! No, beh, l'ha tolta letteralmente dalla porta, eh. Si chiude qui dunque la prima frazione. Tra i protagonisti più attesi del match, certamente Mbappé, che ci sta facendo divertire parecchio. È in formissima là davanti, impressionante oggi per il numero di tiri in porta. Riesce a smarcarsi dei difensori e concludere a rete. È anche un gol per lui a referto. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Provano a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. La dà indietro. Palla interessante, attenzione. Occasione per Mbappé. Ancora lui! Secondo gol della giornata, un gol bellissimo! Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. Ora conducono per 3-0. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Valverde. Apre su Leao. Prova la conclusione. Il portiere ha visto partire la palla, è intervenuto senza problemi. Vi ricordo l'appuntamento con la Serie A su EA TV. A sfidarsi saranno Milan ed Hellas Verona. Mi aspetto grande spettacolo, Pier. Sono due squadre che giocano un bel calcio. Speriamo ce ne diano una dimostrazione. C'è spazio, attenzione. Attenzione al palo, pallone ancora buono. Respira dopo essersela vista brutta sulla conclusione precedente. Respinta dal palo qui il portiere. La buona sorte lo ha sicuramente aiutato nella circostanza e ci sta. Gestione palla ancora per il Milan. Si fa vedere in avanti. Taglia verso il centro. Ottimo qui il lavoro difensivo. Su Milan Madrid, Civitas Metropolitano, perché è cambiato qualcosa. Seconda rete della partita per il Chelsea. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo arrivati al 77esimo. D'accordo, grazie. Occasione per Mbappé. Fa il suo dovere qui il portiere. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Contrasto vincente. La spinta rossonera lungo la fascia. Apre su Leao. Palla per Haaland. Occasione per Mbappé. Grande risposta. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Tomori. Palla gol importante.
Si distende il portiere ed evita guai. Non era una parata particolarmente impegnativa e va detto. Avranno a disposizione un tiro dalla bandierina. Vinicius Junior. Vinicius! Non si fa sorprendere. Vinicius Junior. Pubblico vorrebbe il tiro. Deviazione decisiva. Al corner, potevano gestirla meglio questa situazione. Riconquistano la palla e possono attaccare. Cala il sipario, prima giornata della fase a gironi che regala a loro i primi tre punti. Hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi, eh? Sono una delle squadre favorite per il passaggio alla fase successiva della UEFA Champions League e oggi l'hanno dimostrato. Tra i migliori in campo quest'oggi Mbappé, incontenibile, ma non è una notizia. La vittoria di oggi porta soprattutto la sua firma. Ha messo a segno una doppietta d'applausi, ha trainato la fase offensiva, capitalizzando dove serviva per mettere in cassaforte il risultato finale.